coordino la newsletter Anfis Informa. Ritengo che questo convegno sia cruciale nel paese dove tutti ci si dovrebbe occupare di formazione in generale e uno degli anelli fondamentali è quello della formazione dei nuovi docenti, perché si sente tante volte sui giornali segnalare situazioni di crisi all'interno della scuola che spesso investono proprio il rapporto tra studente e docente o tra docente e genitore, e non si va a considerare che occorre formare dei docenti perché abbiano gli strumenti per poter intervenire in maniera positiva sulle situazioni complesse e sempre più complesse che si presentano nella scuola, che richiede una forte capacità di innovazione e di progettazione e che non si improvvisa, che non si acquisisce semplicemente specializzandosi all'università su una disciplina che poi quella che ognuno di noi, io stessa sono un insegnante, ha proposto ai suoi studenti nel corso della sua attività professionale, ma si tratta proprio di capire come questi contenuti vadano proposti all'interno di attività che rendano partecipi, attivi, motivati gli studenti. E oltretutto un punto cruciale, quello proprio secondo me, di rinnovare tutta l'organizzazione della scuola che sia più adatta, sia più capace di intervenire, io non dico di passivamente ma proprio attivamente, nei cambiamenti che la nostra società vede costantemente e in maniera sempre più accelerata, quindi anche l'uso del digitale, di tutti gli strumenti di comunicazione che chiamiamo social media, di cui siamo molto preoccupati perché diffondono molte fake news e quindi bisogna sapere come funzionano, come usarli, come decodificarli. Sono tutte competenze che l'insegnante si deve fare attraverso una formazione specifica che lo metta anche, che gli dia la capacità di confrontarsi con gli altri e di riflettere sul proprio lavoro. Potrei andare avanti molto a lungo, credo che cruciale sia il tirocinio in questo ambito, cioè quella fase in cui si entra nella scuola accompagnati da un supervisore, da un tutor, in una classe dove altri insegnano e dove si possono osservare tutti i processi che a volte, quando uno è insegnante, anche supplente, non riesce a cogliere perché è impegnato nella gestione complessiva della situazione, mentre come osservatore si possono cominciare a capire molto meglio le dinamiche che si stabiliscono tra docente e studenti, tra studente e studente e tra docenti e docenti, perché anche l'aspetto proprio della come funziona la scuola attraverso i gruppi dei docenti è fondamentale. E quindi il tirocinio, che poi diventa anche tirocinio attivo, quindi ci si sperimenta e poi diventa laboratorio di tirocinio dove ci si confronta con gli altri specializzandi, i docenti in formazione che fanno altre esperienze e con il supervisore che pone le domande, che aiuta a trovare le strade per risolvere i problemi. Ci sarebbe molto da dire su questo, ma credo che sia cruciale impostare in questo modo una formazione dei nuovi docenti che sia stabile e strutturata in Italia, dove veramente il fatto che manchi è un problema gravissimo secondo me, e quindi spero che si risolva quanto prima. Invito i politici che hanno la responsabilità in questo campo, prima di tutto il ministro dell'istruzione, a informarsi, a partecipare, a confrontarsi con noi e con tutte le altre associazioni che sono impegnate in questo campo. Grazie.